si prosegue allora. Strada dei sacrifici. Si va. Vediamo un po'. Sostituiamo Lucigatana con questa spada. Colpire con forza richiesto dopo. Cazzo sei tu? Mio Dio. Che cosa ti è preso? Io vediamo se gli faccio attacco in salto a questo. Ok. Pietra confessionale. Allora mi pare che, sto dicendo prima, che qui in Dark Souls 3 ci sono nuovi tipi di infusioni. Ok. E poi vedrai. Ho trovato una resina umana, se avevo letto bene. O avevo letto male, no, ma sono curioso. Può essere. Sì, giusto, giusto. Umana. In fondo è con l'oscurità, ecco perché è umana allora. Sta benissimo. Donna più avanti. Qui è il momento di colpire con forza. Che si tratti di amore, hanno scritto. Sì. Qui c'è vecchia amica. Ma che è? Quella della palude maledetta? Sì. La cannibale? Davvero? Città infame. È ancora alla caccia. Maledetta cannibale. E ha... Da adesso, adesso. No, mi ha ucciso. Come? No. Mi ha ucciso. Perché? No, lo puoi recuperare qua. Dovresti ritornare poi in quella zona. Basta fare Sherry. Sì. Ricarichi il salvataggio. Vabbè, l'ho ammazzato e ho fatto prima. Sta arrivando, sta arrivando. Mannaia! Cappuccio da brigante. Fidati, non è esagerato. Va bene. Perché te lo fa quadrato? Ma però lo lascio per tempo là. Tu che non si calma sto maledetto. Aha. Madonna, ma... Che casino che fanno sti cosi, Dio santo. Troppo esagerato. Questo che ha gli occhi rossi dovrebbe essere il capo, allora. Il mio capo, no. Guarda sta merda, pietra confessionale, di nuovo. Tutto sto casino. Vediamo che c'è... Ah, si è aperta la porta, avendoli ammazzati tutti. Posso metterlo 1280 per 720, ma in realtà non cambia così un caro. Io così ce l'ho, a 720. Io ero 1360 per 768. Ok, falò, per fortuna, perché avevo finito letteralmente l'Estus. Ok, quindi siamo arrivati al punto giusto. Ok. No, continua comunque.
Henry di Astora. Henry di Astora e Horas. Mi dispiace. Ma perché questi hanno rami? Per crocefiggermi. Esattamente. C'è un crocifisso qua. Va bene. Oh, qualcuno mi evoca in un altro mondo. Ah, bello. No, le anime, le anime, le anime. Ok. E puoi prendere anche Gold. Vabbè. Non so se rispawnavano i nemici. Dato che no. Mi stavano evocando. No, 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 no. Ma dove cazzo? Ah, all'inizio proprio. Qui c'è il rosso, lestissimo, prima che il fatto è che se tu entri come sentinella rischi di poterti spoilerare qualcosa. E vabbè, non mi sto spoilerando niente. Bella. No, vabbè, questo fa i cazzotti e pace, vabbè. Ma perché questo è in endgame? Ma vabbè. Questo qui era molto avanti. Ma questo qui ci ha invaso prima, quando stavamo andando a fare gambosco. No. E vabbè, guarda che l'estus qua. Prima di morire, ecco. Cioè? Lascia perdere il KRP. Vabbè che non lo sconfiggio da tempo. Guarda il merda, ma picchialo! No, non penso ce l'ha fatto. No, mi ha fatto fuori. Quell'altro manco fa qualcosa. Non ho capito, vabbè, non so se si stessero affrontando fra di loro a cazzo, non lo so. Tirando tutto. Ma allora sono morto. Allora, vorrei che tu non entrassi in questa stanza mentre ti stai alzando le mani. Va bene. Devi essere libero completamente. Bene. Ora fermo. Oh! Non ti girare. Non mi girare. Anche perché non ho visto un cazzo, dimmi. Cosa ti aspetti? Che cazzo significa cosa mi aspetto? Sono in una palude, mi aspetto le rane. Prima o poi mi aspetto le rane. Allora, proseguiamo. Non c'è qualcosa contro il veleno? Perché durerà un bel po'. E vabbè, ma un veleno, che ti dico? Vabbè, allora sarà molto molto crudele. Bene o male, ci sono piante. Una scala. Eh? È sinistro. Ho sentito camminare. Io vorrei che tu tornassi un attimo indietro. Ma che cazzo? Come cazzo è possibile non averlo visto? L'ha inquadrato 10 volte. Basta dare tanta retta. Ma
È un cavaliere nero. Ciao Pietro. È tornato davvero indietro. Ah. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Sembra di sì. Sembra di sì. Bella. Con questo qui voglio che tu ci parli con estrema calma e qui si fa lo speculino finale. Va bene. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim. In debito con la morte. Hardly deserves to behold this divine flame. Sono una fiamma divina. Had you not taken me into your service. I thank you dearly for this. Ok. Attinge al vero potere. Then shall we begin, bearer of the dark. Scatena la tua vera forza. Parlaci. Cioè, che cacchio fa? Allora. Di questo ne parliamo dopo. Ok, non lo faccio allora. Parliamo ancora. Tempo di uno stregone. La magia di Londor non è all'altezza delle meraviglie di Vina. Ok. I believe that I can help we pilgrims of Londor are keenly aware. Ok. That those branded by the stato marchiato al segno oscuro possiede qualcosa di molto speciale. Quite special. Convoca. Beh, in pratica questi pellegrini fanno la tecnica dell'anziano saggio, sblocco del potenziale. As I have said, mi vorrei soffermare proprio sul fatto che lui sappia di Londor. Be safe, champion of. Cioè, questo qui è sopravvissuto a qualcosa che doveva accadere e lui non doveva sopravvivere come tutti gli altri pellegrini. Per ora c'è questo che ho potuto intuire. Lui ti sta dicendo che puoi attingere al vero potere. Sì, ma di chi? Lo puoi scoprire solo facendo. Attingendo al vero potere. E attingiamo. Anche perché è una cosa molto opzionale. Vediamo. Aumenta la vita. Intelligenza, fede, fortuna, no. Mentiamo questo. Me l'ha fatto una volta. Buona fortuna. Lo potevo fare una volta sola, quindi. The magic of Londor, but I can. Perhaps I believe that I can. We pilgrims of Londor. Those branded. A proposito, lo devo dare ad Andre questo. Accumula maledizione. Un buco nero nella carne che ricorda il marchio di uno morto. L'oscurità stessa dell'uomo fuoriesce da questo buco senza fondo, questa ferita traboccante è l'essenza della maledizione. Non guarirà mai, ma le leggende narrano di una guardiana del fuoco che tornò dall'abisso recando con sé grande sollievo per il portatore della maledizione. Che cazzo è sto coso? Una chiave? Ti voglio aiutare. No, ma sto coso prima cioè, non ce l'avevo. Quando l'ho preso? Ogni volta ecco. Che sconfiggo cristiani, forse. C'è una condizione, chiaramente, però state a capire. E vabbè, e allora la chiudiamo qua nel dubbio più totale.